un pochino. Fa un pochino ridere, sincero. Basta abitare, bastardo di merda. Io non sono molto pronto, dico la verità. Buonasera. Oppa! Sì. È arrivato proprio lui, ragazzi. È arrivato proprio lui. Non l'avete visto, dite la verità, brutti bastardi. Lo so che non l'avete visto. Non l'avete visto. Avete fatto caso che sono stato attento a non muovermi dalla sedia. Porca troia. Sì. È arrivato, ci godo. Sincero, ci godo come un caprino. Finalmente è arrivato, non ne potevo più. A dire il vero, ce l'avevo già da qualche giorno. Il problema è che non lo potevo utilizzare. Non lo potevo usare perché volevo aspettare di fare prima comunque lo show up, farvelo vedere in live e farvelo vedere con calma. Allora, per tutte le specifiche tecniche di questo PC adesso ve ne parlo al volo, velocemente. Aspetta un attimo che ne parliamo, ecco. Dico la verità, un PC del genere io, raga, boh, manco me lo sognavo, manco pensavo esistesse. Cioè, nel senso, sì, i video li vedi, ma poi quando ce l'hai qui davanti, vedere cazzo i tubi, le pompe, le varie robe dal vivo sicuramente lasciano col fiato sul collo. Ovviamente ci tengo a ringraziare Draco per aver permesso il montaggio del computer e Nvidia per la possibilità di averlo ricevuto. E ovviamente poi faremo i dovuti test, lo proveremo in live, lo proveremo anche con diverse tecnologie, la tecnologia nuova che conoscete tutti, quella con ray tracing, ovviamente mi riferisco a quella. E sincero, sono curioso di vedere cosa possa fare. Ovviamente su Fortnite sapete che le limitazioni sono tante, perché anche con un PC maxato purtroppo a volte si rischiano cali di frame, però per un problema di Fortnite, non per il computer, anche perché questo è un computer maxato. È da gaming? No, è per andare al bar. È per andare al bar e mettere su 4 POV in slot machine. Ma di mano, ma cosa deve essere? Cazzo, c'ho un radiatore che neanche la mia nuova moto. Basta, bidare, Edo, grazie di 3. Ma poi uno che scrive, ma è portatile? Ma è portatile di che? Ma è portatile se vuoi andare in giro? Cazzo, ma cos'è? Vai in vacanza? Arrivi, cazzo, in hotel? Ma è portatile di cosa? Come cazzo lo porti? Portatile. Allora, parliamo un pochino delle specifiche tecniche. Allora, case anti-torque custom pane. Perché ovviamente è una custom, cioè nel senso... il case di base è questo che vi ho appena citato e menzionato. Però come potete vedere è un custom perché è stato... Aspetta un attimo. Ok. Come potete vedere è customizzato. Tra l'altro adesso le ventole che non girano neanche queste, perché sono tutte settate per accendersi quando... Ah, perché è andato in standby. Ecco. Ok. Era andato in standby. Comunque dicevo, è custom paint perché sono stati applicati degli sticker, eccetera, è stato fatto comunque su personalizzazione, per intenderci. Aspetta che ve lo giro un attimo. Ok. Posto. Quella boccia blu che vedete dentro, praticamente sarebbe il serbatoio. Aspetta che provo a farvi una zoomata, guardate. Vediamo se riesco a zoomarvelo un pochino. Leggermente riesco a zoomarvelo. Così potete anche un attimo vederlo meglio. Ecco, era quello il concetto. Ok. È molto bello da vedere. Allora, parlando delle specifiche tecniche, dopo il case, che vi ho detto è un case anti-torque, CPU, vabbè, ovviamente parliamo di un PC maxato, non poteva non avere l'i9 12900K. Non so neanche che cazzo di processore sia, io sinceramente. Però penso che se non è il massimo potrei... io non so neanche che cazzo sia. Cioè, è full maxato, poco da dire. Non so, penso sia una bomba. Alimentatore, un Corsair HX1000i High Performance. Alimentatore che possa attaccarci, cazzo, anche alla batteria, penso, degli altri due computer per tenerli accesi. Perché, cazzo, 1000 di alimentatore, 1000 watt... sono tantissimi. Poi abbiamo una scheda madre Asus ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, addirittura la versione glaciale. È una versione un po' particolare, con anche queste, come potete vedere, scritte in digitale. Molto bella, è molto bella da vedere, è super compatta, ve lo giuro.
da vedere proprio compatta, design minimal. Poi vabbè, il cable management è stato fatto che, cioè, io non so loro come facciano a nascondere i cavi in questa maniera, perché non c'è un cavo, raga, ve lo giuro. Sembra cazzo ordinatissimo, è pazzesco da vedere. Andiamo avanti. Scheda video Asus GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix O12G LHR 122 88 MB GDDR SX. Questa è la 3080 Ti ROG, quella dell'Asus. Anche questa è una scheda video che proprio, sincero, questa 3080 Ti, loro, i ragazzi di Draco, mi hanno detto che in teoria potrebbe andare anche più forte della mia 3090 che avevo prima. Memoria Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5200 MHz. Ma? Come 5200 MHz? No, aspetta. Questo giuro che non lo sapevo neanch'io. Ma come 5200 MHz? Ma che cazzo vuol dire 5200 MHz? No, aspetta, cazzo. No, dai. Raga, ve lo giuro, domani da provare in live questo. Come alimentatore SSD della Samsung. Vabbè, ok. Questa da 2 terabyte o da... Sì, credo da 2 terabyte. Dici tanto 2 terabyte. Dici, a cazzo, ma cosa ci metto 2 terabyte? Ci sta dentro pure casa mia 2 terabyte. 2 terabyte, hanno voluto esagerare. 2 terabyte. Questo 2 terabyte ci stanno tutti, scarichi tutti i filmini. Ma di buono ci sta, posso scaricarci cazzo un sito intero dentro. Che cazzo è? Ma no, ma fa paura, io non mi sento bene, cioè, ma che cazzo è? Ah, ma attacca tutto, raga, ma attacco tutto. Attacco tutto. Come cazzo faccio? Ma cos'è sta botta di trombe? Bella Ruben, grazie di 200. Okay, tutto bello, ma reggero blocks? Ma come reggero blocks? Cazzo, le RAM da 5200 MHz c'è una frequenza che se metto un piede dentro prendo fuoco. Allora, se il tonno mi dà l'ok e mi dice che ho tempo, io lo faccio. Allora, sistema di... poi dopo vediamo come fare. Sistema di raffreddamento cooling custom loop by ECVW, cioè ECVB. Non conosco sinceramente, però da vedere è molto bello. Da vedere è veramente molto bello. Sistema di raffreddamento, quindi custom loop. Poi dice ventole 6x Corsair QL Series 120 RGB LED. Sistema operativo, e qua mi faccio il segno della croce, Windows Pro 11. Che Dio mi benedica. Guarda, aspetta un attimo. Che Dio mi benedica. Che Dio proprio mi benedica. Non mi sento molto bene, sincero. Non mi sento molto bene. Che Dio mi benedica. Non mi sento molto bene. Per la Madonna. Ho un attimo un mancamento. Windows 11. Guarda che mi devo togliere la gonnellina. L'hanno ottimizzato. Per la Madonna, meglio, guarda. Meglio. Non scherziamo. Allora, se l'hanno ottimizzato, facciamo partire anche due fuochi d'artificio, che non sia mai. Bene. No, se l'hanno ottimizzato, a posto, risolto il problema. Va bene. We'll be right back.